una riflessione sul sistema editoriale, lo diciamo da molto tempo, e vediamo che tutta una serie di cose che avevamo detto e quindi di progetti e di programmi purtroppo da un lato si sta realizzando, ma è un bene perché il modo di fare editoria in questo paese è un modo malato e malsano che è troppo collegato al potere costituito. Sì, le dico che più che sui giornalisti e sui giornali in questo caso, e quindi sull'editoria che è finanziata con i soldi di tutti i cittadini, e quindi vediamo che nel momento in cui i finanziamenti sono ridotti, giornali come La Padania, giornali come Europa chiudono perché è un mercato solamente che sta in vita perché ci sono i finanziamenti pubblici. Dobbiamo interrompere questo modo di finanziare l'editoria, abolirlo definitivamente, e chi vuole rimanere sul mercato e i lettori comprano il giornale perché è un giornale di contenuti di qualità, e allora rimarrà e vivrà a lungo. Io sono convinto che io sono convinto che i giornalisti debbano fare le domande, devono essere liberi, indipendenti, avere un'onestà intellettuale, secondo me soggettiva, perché l'oggettività vera non esiste. Certo. Detto questo, i giornalisti per me possono essere, devono essere cani da guardia del potere, anche di noi che siamo oggi nelle istituzioni, tranquillamente. Questo è Press Obituary, non è giornalisti, è la stampa, è diverso, è diverso. La stampa è fatta dai I giornalisti devono essere sostituiti da robotic journalism. Stiamo parlando del sistema stampa. Il sistema stampa che significa? Che De Benedetti è la prima testa del Partito Democratico e quindi il gruppo editoriale dell'Espresso, e sappiamo che appartiene a una certa area di riferimento. La Padania è finanziata dai soldi pubblici, che chiude perché non è più finanziata dai soldi pubblici. Europa è l'organo ufficiale del PD e quindi automaticamente se non è più finanziato non se lo legge nessuno. In questo senso è Press Obituary. In un altro senso invece io difendo i giornalisti che vogliono fare i giornalisti, che penso che siano dei mestieri più belli del mondo, che io amo profondamente, e da me saranno sempre difesi i giornalisti che sono intellettualmente onesti. Però noi in Costituzione, anche nella legge del 47, tuteliamo il pluralismo informativo, che non si tutela anche finanziando iniziative editoriali che possono interessare a nicchie importanti, ma che poi non possono sostenere sul mercato la testata. Guarda, il finanziamento pubblico così come l'abbiamo conosciuto in questi anni è stato deleterio, abbiamo visto che ha creato scompenso nel mercato e alla fine distruzione, pochi contenuti e giornali che chiudono, perché questa è la realtà dei fatti. Allora dobbiamo abolire il finanziamento pubblico all'editoria, e se vogliamo facciamo una revisione del processo e comprendere fin dove possono esserci dei finanziamenti, ma se poi andiamo a finanziare il campanile di Mastella è chiaro che questo strumento è perverso, perché come sempre dico, fatta la legge, trovato l'inganno. Allora quello che dobbiamo risolvere è l'inganno, che è la cultura malata di questo paese, andare verso l'editore puro. Se tu vuoi investire in questo mercato, in questo sistema, è chiaro che non puoi avere le azioni, non puoi essere caltagirone e investire nell'edilizia pubblica ed essere un costruttore. Noi abbiamo Il Mattino oggi che è in mano a Caltagirone, e magari sull'acqua, dove ci sono interessi proprio di Caltagirone, o magari sugli inceneritori, non se ne parla e tutto viene oscurato. È proprio questo, quindi sono completamente d'accordo di andare verso l'editore puro, l'ho detto pure anni fa in un'intervista. Lei ha rattaccato il doppio ruolo della Todini ultimamente. Sì, ma è un fatto proprio etico, morale, basta con questi doppi ruoli, cioè uno un giorno è consigliere di amministrazione della RAI, poi il giorno dopo sei anche presidente delle poste, è un paese che non può più avere doppi incarichi, doppi stipendi, basta.